Vediamo un attimo. Ok, allora adesso potremmo essere già direttati, eh? Penso di sì, aspetta un attimo. Sì, ci siamo. Allora, adesso potremmo essere già. Sì, ci siamo. Se non faccio qualche pappinata. Senti Luca? No. Allora, sì, ti sento. Tu mi senti? Ci sentite da casa? Aspetta che. Allora, ciao a tutti, aspettiamo un attimo. Allora, è che con tutti questi cosi aperti io non ci capisco. Ciao a tutti, buonasera, benvenuti per questa diretta speciale con Maurizio Bruno. Ah, ciao Linda, ci siamo. Ciao Linda. Oh, ho la conferma, grazie, grazie Ciao. di averci contattato. Aspettiamo ancora un attimo. Si sente bene, perfetto, buono. Grazie. Che ridere. Maurizio, dovresti sapere quando è 1 anno e mezzo fa, adesso forse 2 anni fa, ho fatto una diretta con Pamela Vona. Abbiamo speso 50 minuti a riuscire a tentare di contattarci. La Beh, è diretta è durata 10 interessante. minuti. Ciao Michela. Allora, io direi che possiamo con calma partire. Ciao a tutti, prometto non mi dilungo a salutare ogni 2 minuti, cercherò di riuscirci. Allora, questa è una diretta speciale, perché? Perché avevo già fatto 2 dirette con Maurizio Bruno. Amico, collega che stimo non tanto di più, e anche lui adesso beh, questa sera è con noi, per cui già adesso se avete delle domande per Maurizio che parla di benessere e consapevolezza, domande, commenti, fatele, risponderà alle domande e parlerà appunto di benessere e consapevolezza l'ultimo mercoledì di ogni mese dalle 9:30 alle 10:30. Iniziando dal 27 di questo mese, no, del prossimo mese, di aprile. E sì, adesso grazie Maurizio per essere qua, grazie per aver accettato l'invito Grazie a voi tutti. di relazionarci con Ponti di Luce, grazie Gaetano Vivo per aver creato il gruppo. Grazie a voi che siete qui con noi adesso, grazie a chi guarda la diretta indifferita e grazie vita, grazie a chi ha creato tutto questo universo. E bon, io ho già parlato troppo, vabbè, parlerò ancora, però adesso vorrei che Maurizio ti presentasse per chi magari non ti conosce ancora. Va benissimo. Chi è Maurizio Bruno? Grazie innanzitutto per l'opportunità, sempre a te, Luca, che sei uomo dal cuore d'oro e mi fai da angelo custode. Io mi chiamo appunto Maurizio Bruno, faccio l'osteopata da più di 20 anni e contemporaneamente ho iniziato anche qua da circa più di 20 anni il percorso spirituale. Provando con diversi maestri e poi mi sono fermato nella famiglia dell'Ananda Marga, il cui guru è, diciamo, Sri Sri Anandamurti. E in questa famiglia mi sono formato come insegnante di yoga e meditazione, e di conseguenza, diciamo che in questi 20 anni, 25 anni, ho portato avanti il discorso di crescita lavorativa sul piano dell'osteopatia, con la biodinamica e via dicendo, e affinando anche il percorso di introspezione e tutto quello che è inerente alla consapevolezza con lo yoga e le pratiche yogiche. E di lì è nato un pochettino una comunione tra le due cose, tra la parte più del benessere, della salute con la parte osteopatica e quella riguardante gli aspetti yogici e quindi la parte della consapevolezza e della conoscenza di noi stessi. Quindi questo connubio poi mi ha portato a creare anche due o tre testi, tre testi, uno
Il primo è stato consapevolezza, sette passi verso la consapevolezza e il benessere, edito da Grebio Edizioni. Poi ho creato Frammenti di cielo, che anche lì è un po' un parco dove c'è il mix di come se fossero ogni giorno a disposizione un qualcosa che ci dà l'input per iniziare bene la giornata. Quindi tocchiamo i vari argomenti, dalle cose quotidiane, che possono essere collegate in aspetti della salute, a quelli più pesanti, a quelli più leggeri, dalla gioia all'armonia, a tutte le cose che possiamo incontrare nel nostro quotidiano. E poi in ultimo un soffio chiamato vita, che spiega un po' quello che è in realtà il soffio di vita per le varie culture planetarie e approfondisce che cosa fa il soffio vitale poi anche per la nostra nascita, per accompagnarci nel nostro benessere, per tutto un insieme di cose che in realtà sono un po' nascoste nei testi classici. E quindi questo connubio mi ha portato a diventare, diciamo, un po' un portavoce su quello che è l'aspetto consapevolezza e salute. E diciamo che mi realizzo essendo al servizio di questo universo, e quando l'universo mi vuole utilizzare a suo modo, diciamo che questo può essere uno strumento adeguato. E quindi quello che posso fare, spiegando, quello che posso fare anche con il mio stesso comportamento, diciamo che può servire a stimolare dove serve un qualcosa per poter sempre di più lavorare su me stessi, per alla fine trovare un beneficio Grazie, Simone. sul piano sottile, un beneficio anche sui piani dello stesso corpo fisico, perché sono estremamente collegati. Non è che uno viaggia su un binario e l'altro viaggia scisso, no, è un tutt'uno, mente, corpo e spirito, come dice anche qualsiasi filosofia olistica deve essere sempre preso come un pacchetto d'insieme. Quindi coltivando bene e alimentando quelle che sono le nostre risorse psicofisiche, psichiche e sottili, ecco che si riporta un benessere sui vari livelli. Non possiamo scinderci a pezzettini, non funziona così. Di conseguenza la crescita per un individuo, specialmente al giorno d'oggi, è sempre questo più una richiesta funzionale per poterci adeguare alle nuove energie che sono adesso sul pianeta, anche se ci sono tante energie che spingono in una direzione bassa, ma noi dobbiamo lavorare esattamente a favore delle energie, quindi nella direzione della positività dell'app. E per il nostro benessere, la nostra salvaguardia, ecco che se facciamo delle cose o pensiamo in un certo modo, ecco che il nostro fisico e la nostra mente ne beneficia. Per me lo yoga è stato il sentiero, specialmente che ha creato Anandamurti, è stato un toccasana, in quanto sono molto tangibili. I suoi insegnamenti portano a strutturare determinate metodiche comprensibili per un occidentale, anche se uno ci deve lavorare un pochettino per tradurre alcune cosette, ma poi alla fine capisce che quest'acqua è un'acqua così pura che può comunque portarti a comprendere sempre più in profondità determinati meccanismi psicofisici, energetici, che altrimenti io in altri testi ho faticato a riscontrare. Ecco, ma cosa intendi tu per consapevolezza e salute? Appunto, come ti ho accennato, consapevolezza e salute sono un binomio, dove la consapevolezza è la conoscenza di noi stessi e la conoscenza di tutte quelle che sono le nostre componenti biopsicologiche, diciamo. E la salute è la conseguenza di un benessere sul piano, diciamo, sottile. Questo binomio può viaggiare a braccetto, consapevolezza e salute, in quanto l'una senza l'altra, diciamo che può faticare. E lavorare in questo senso, dove si porta
la conoscenza e la consapevolezza, le persone che sono, diciamo, aperte a conoscere come funziona il loro sistema energetico, il loro sistema biologico. Questo può dargli la modalità anche di aiutarsi nel momento in cui c'è una certa difficoltà e vogliono scoprire più in profondità cosa un sintomo vuole portargli come messaggio. Quindi essere consapevoli di noi stessi, delle nostre energie, dei nostri pensieri, è importantissimo e diciamo che può aiutarci ad essere sempre più presenti a noi stessi come essenza. Dimentichiamoci che appunto siamo materia e basta. Noi siamo un composto di elementi, siamo anime incarnate che essendo diventate materia fisica strutturata, questa materia ha i suoi limiti e quindi noi ci siamo dimenticati della nostra stessa natura sottile. E la consapevolezza fa sì che noi ci avviciniamo sempre di più a comprendere quello che è la nostra natura stessa spirituale e quando capiamo e facciamo esperienza, soprattutto esperienza della nostra parte sottile, ecco che ci riconnettiamo all'essenza. Molto spesso la sintomatologia fisica del nostro corpo stesso è proprio lì per tirarci le orecchie quando noi siamo su un sentiero che non è affine alla nostra parte più profonda. E allora la nostra parte più profonda in qualche modo fa sì che noi magari ci si ammala o abbiamo degli incidenti o abbiamo delle disfunzioni tali che talvolta affrontiamo un percorso di introspezione più profondo e cerchiamo di conoscere le stesse cause che ci ha portato ad avere un disguido e questo diventa consapevolezza che ci porta poi al benessere. Comprendi, accetta, trasforma, guarisci. Comprendere la dinamica di un nostro problema fisico molto spesso aiuta a sciogliere la malattia stessa. Se io non comprendo e poi non passo dall'accettazione, è difficile che io riesca a trasformare un evento, sia un evento traumatico psicologico che sia un evento traumatico fisico. E allora lì la consapevolezza diventa parte integrante di un percorso anche di guarigione e di crescita. Grazie. L'ho spiegato. Sì, molto bene, molto chiaro. Adesso ti faccio un'altra domanda, ma voglio salutare ciao Giada, ciao Anto, ciao Silvia, ciao Roberta. Se avete domande, fatele. Intanto io continuo, ne faccio, mi tolgo qualche curiosità che ho io. Però chi è con noi adesso, fate domande inerenti ovviamente al benessere, la salute, la consapevolezza. Ma io ti voglio chiedere, qual è un consiglio che potresti dare anche a chi sta bene? Comunque a chi non è che abbia un malessere specifico, ma un consiglio per star sempre bene o comunque per star meglio di come già si sta? Oh, dunque. Star bene, diciamo che sarebbe la nostra... Bisogna comunque sempre lavorare un pochettino per costruire il nostro benessere. Madre Natura molto spesso ci dona la salute, ci dona uno stato di benessere. Noi diciamo, cavolo, sono stato bene fino adesso. Diciamo che se noi aiutiamo la nostra macchina biologica, il nostro corpo fisico, tramite piccoli esercizi, anche che possono essere quelli di un ascolto profondo delle nostre cellule, sentire l'energia nel corpo, sentirci presenti. Questo ci aiuta a prendere coscienza che siamo e abitiamo un corpo fisico e ci dà la possibilità di essere sempre più presenti a noi stessi. Poi diciamo che ci sono, lo yoga insegna tutta anche una parte, oltre alla meditazione, la parte di posture fisiche, le asana. Le asana servono per... Sono movimenti, sono delle posture che vanno a creare delle compressioni sulle nostre ghiandole endocrine e queste quando sono, diciamo, massaggiate producono gli ormoni con più armonia e quindi tutto il corpo rimane facilmente più in salute e armonioso. Perché la nostra mente, ricordati, tu lo sai meglio di me, lo insegni a me, quando abbiamo uno sbilanciamento ormonale
nella nostra mente compaiono tanti film o tante necessità. Se io ho la glicemia che ha un picco verso il basso, io cercherò il cibo in modo come un cagnolino che per forza non resiste a mettere il numero nella ciotola. Siamo uguali. E di conseguenza, ogni sbalzo ormonale che noi possiamo avere, nella nostra mente si accendono mille richieste. E questo vale anche per le dipendenze. Allora, se facciamo un lavoro su noi stessi e mettiamo anche in conto di lavorare proprio sul corpo fisico, con queste asana, facendo corsi di yoga e via dicendo, diciamo che fai del bene al tuo corpo, lo tratti in un modo che andando avanti negli anni sarà sempre più flessibile, armonioso e comunque la funzionalità ormonale sarà sempre stimolata e aiutata. Altrimenti, se ci lasciamo a noi stessi, senza un po' di disciplina, diciamo così, e poi è anche una disciplina psichica, perché se io posso guardare delle cose che riempiono la nostra mente di porcherie, e mi guardo 18 telegiornali al giorno e adesso si sentono solo delle notizie devastanti, e i miei ormoni cominciano a produrre adrenalina e cortisolo e tutto quello che è un insieme di sostanze che per forza noi la notte tremiamo invece di dormire. E nella psiche si creano i fantasmi di tutti i colori. Allora, se facciamo un qualcosa per noi, dobbiamo dalla nostra mente educare e non rimpintarci di cose visive, uditive, che ci possano fare stare male. Poi, se lavoriamo su di noi, sul piano fisico, sul piano alimentare, sul piano vari livelli, creiamo un equilibrio, un'armonia di fondo. Giusto? Grazie, assolutamente. Che ne dici tu? Mi torna tutto quello che stai dicendo. Grazie, grazie, sì. Chiara saluta, ciao Chiara, benvenuta. Anto ha fatto una domanda che ti pongo, chiede: ma in che modo si può contenere con l'ascolto un tumore? Contenere con l'ascolto un tumore? Sì, Anto, non ho capito bene, non so cosa intendi, Anto, per contenere. Sì, letteralmente ha scritto, ma in che modo si può, tra parentesi, contenere con l'ascolto un tumore? Immagino intenda ascoltandosi, osservandosi, con la presenza, la meditazione, immagino. Cosa può fare? La meditazione e l'autosservazione benevola può solo cercare di armonizzare quello che c'è di buono in noi. Se noi concentriamo sempre di più l'attenzione su una parte disfunzionale, quella parte disfunzionale ruberà tutta la nostra attenzione e la nostra energia. Ma in effetti, scusa, ti interrompo, in effetti quando parlavi a Anto ha proprio scritto ecco. Comunque qualcuno ha scritto, aveva capito, quando tu parlavi prima del fatto che siamo bombardati di notizie negative dal telegiornale e tutto un po'. In effetti, ecco, adesso e questo è proprio quello che rinforza, che ci fa star male. Anto dice sì, probabilmente si stava riferendo proprio all'ascolto, all'osservazione del proprio corpo. Del proprio corpo? In questo caso sì, del proprio corpo, quando noi abbiamo una disfunzione, e chiaramente se noi portiamo tutta la nostra attenzione lì, quella ci ruba tutta l'energia, e alimentiamo ancora di più a volte il problema. Sì. Allora, se noi diamo attenzione alla crescita e sviluppo invece della parte sana, e quindi continuare con l'utilizzo di un pensiero positivo, armonico, concentrandosi su quello che c'è di bello attorno a noi ancora, sì. E possiamo mantenere la nostra mente su un flusso ancora armonioso. Non si può, diciamo, eliminare il problema, perché il problema c'è. Se io ho una gamba rotta, il problema della gamba rotta rimane. Però se io, comunque, posso capire delle cause profonde che ci sono a monte
rispetto alla mia gamma rotta o rispetto alla disfunzione più pesante, posso anche iniziare a livello psicologico a innescare un processo un po' inverso, a pensare in modo differente. Sì. Perché se la mia stessa malattia è creata da un mio cattivo utilizzo del pensiero nel quotidiano e continuo a rinforzare questo mal di vivere, e la rabbia o qualsiasi emozione negativa, io la rinforzo, questa va a alimentare quella che è una parte disfunzionale, e quindi questa mi darà sempre più fastidio. Se comprendo a monte la dinamica che mi ha fatto ammalare e cerco in qualche modo di cambiare un qualche cosa, io posso arrivare all'accettazione di cosa mi ha fatto ammalare. Quindi se accetto che la parola detta in un certo modo è quella che mi ha creato quella sofferenza, posso anche perdonare l'altra persona e capire che dietro c'è chissà quale meccanismo, ma alla fine se io mi sciolgo interiormente con delle resistenze, probabilmente il mio corpo stesso incomincerà a lavorare a mio favore. Se io rimango invece ancorato a un rancore, a una rabbia, a un risentimento verso qualcuno o qualcosa, questo può solo alimentare sempre di più la mia parte negativa. Sì, grazie. Cosa ne pensi? Io sai cosa mi dico e dico a volte, perché lo penso, che il miracolo vero in fondo non è tanto, per esempio, a chi torna alla vista, a chi si alza dalla sedia a rotelle e così via, tanto quanto chi, pur essendo senza vista o sulla sedia a rotelle, è in pace, è felice, è sereno. Sì. Quello, secondo me, potrebbe essere, ed è il vero miracolo, come dici tu, accettare le condizioni esterne per come sono, senza contrastare, senza... Questa è la difficoltà per eccellenza, perché noi quando abbiamo un disturbo, piccolo o grande, entriamo nella resistenza, l'accettazione, perché ci incazziamo come iene verso la vita, verso le persone, verso tutto. E questo crea una differenza, diciamo, tra quello che è l'accettazione e quello che è la resistenza all'accettazione. E quello che è non accettazione diventa sofferenza estrema. Esatto. Sì. Quindi più riesco ad avvicinarmi all'accettazione, e più rimango armonico. Poi talvolta può scattare in me veramente una sorta di miracolo a livello cellulare, dove passando dall'accettazione poi c'è la trasformazione e tac, arriva una guarigione spontanea. È già successo. Sì. Quindi il corpo umano ha delle capacità e la mente soprattutto hanno delle capacità che sono straordinarie, nel bene e nel male. Di conseguenza possiamo vedere che spesso siamo vittima dei nostri stessi pensieri, del nostro modo di pensare. Per quello che è un'educazione al pensare armonioso, e questo iniziamo dal mattino, se iniziamo a fare un qualcosa per armonizzare la giornata, sia meditare, pregare, fare un qualcosa che iniziamo la giornata così, dando uno stimolo positivo, ecco che la giornata avrà pian pianino un moto, un flusso di un certo tipo. E lo stesso se la chiudiamo, dando anche lì un input alla nostra mente, di nuovo meditando, pregando, facendo l'amore, qualcosa che armonizzi, questo fa sì che a livello sottile la nostra mente entri in un flusso verso il positivo. La notte sarà una conseguenza di cosa pensiamo negli ultimi minuti prima di addormentarci, e il giorno dopo sarà una concatenazione. Se noi ci addormentiamo arrabbiati, la notte farà schifo, il giorno dopo sarà peggio. Quindi la concatenazione di eventi molto spesso è proprio data da quello che è la nostra educazione a impostarci da subito, da presto, verso qualcosa che ci dia una risorsa e ci riporti sempre alla nostra parte più profonda. Perché se noi predichiamo, se noi preghiamo e meditiamo, ci portiamo dentro alla nostra essenza, e la nostra essenza vuole essere riconosciuta. Allora ci accompagna. Se noi siamo scollegati dalla nostra essenza,
diventa un cammino sempre più verticale. Grazie. Maria Teresa saluta, ciao Maria Teresa, e chiede: visto che il dolore o la malattia insegna, dovremmo considerarlo come un dono? Certi messaggi che vengono dati dal corpo fisico, sì, possono essere considerati a volte dei doni, perché certe persone, io ho visto nel tempo che persone che hanno avuto anche problemi seri, incidenti, successivamente hanno ringraziato l'universo perché hanno modificato la loro esistenza tramite questi diciamo, incidenti, questi problemi. Altrimenti sarebbero andati alla deriva su chissà quale strada. Invece, tramite questo evento, fate la testa, hanno modificato lo stile di pensiero, hanno modificato l'alimentazione, hanno modificato qualcosa nella vita e hanno riscoperto delle parti che dicono: oh, adesso vivo, prima sopravvivevo. Grazie. Il dono della disgrazia. Sì. Io quando mi trovo in difficoltà è proprio una frase che trasforma un po' tutto nel mio essere, e chiedermi: non vedo l'ora di capire, percepire, vedere qual è il dono nascosto o cosa c'è di positivo in questa situazione. E già lì piano piano inizio a vedere aspetti della situazione che prima, lamentandomi ovviamente, non avrei potuto vedere. Sì. Certo. Enza saluta, ciao Enza, ciao Cinzia. Evelina scrive: il pensiero da solo non può guarire patologie serie. Il pensiero da solo diventa un po' difficile che sia così potente, bisogna sempre fare più cose. Il pensiero aiuta a mantenere uno stato di armonia, diciamo, verso tutto quello che è il nostro sistema. Quindi il pensiero chiaramente può fare la differenza, può veramente fare la differenza. Poi è ovvio che uno deve fare tutto quello che è inerente, compreso l'intervento chirurgico, che serve per... Però è chiaro che se io affronto un intervento chirurgico con una certa accoglienza, è diverso. Se io arrivo incazzato, è diverso. Sì. Il nostro atteggiamento, anche lì, di resistenza, di accoglienza, fa la differenza in tutto. Sì, sì, è veramente sì, è importantissimo. Sì. Io l'ho constatato quando ero molto, molto giudicante, molto critico, molto negativo. Cioè, stavo anche fisicamente, non stavo bene. Mi attiravo di tutto di più, incidenti e tante situazioni che adesso non ci sono più, proprio perché il mio pensiero è cambiato, la mia attitudine. Per cui sì, è vero. Quindi tu, Luca, sei riuscito a trasformare queste disarmonie poi in armonie. E quando tu adesso vibri in modo armonico, chiaramente richiami a te cose più armoniche. Sì, sì, sì. La legge di risonanza funziona. Sì. E molto spesso noi attiriamo noi situazioni che mostrano molto spesso anche un lato di noi che deve ancora essere accolto, deve ancora essere amato, deve essere ripulito. Perché diciamoci, cioè, molto spesso noi siamo i nostri peggiori nemici, siamo noi stessi a farci caratteri. E quindi capite che quando riusciremo ad amarci ed accoglierci, tutto si trasforma, ma si passa molto spesso da un disguido per andare più in profondità e pacificarci con i nostri nemici. Quando ama i tuoi nemici significa amare le parti di noi che non ci piacciono. E hai voglia, ne abbiamo tutti un sacco di cose che non accogliamo. È proprio lì il lavoro su di sé, fa sì che ci si armonizzi verso quelle componenti di noi che ci vanno strette, al punto da poi amarle, accoglierle. Quando ci saremo trasformati, probabilmente il mondo esterno non arriverà più con un evento brutto o con persone che ci fanno vedere per certe situazioni. Quindi bisogna essere così umili spesso da vedere
in quello che ci arriva, sempre chiederci cosa vuol farmi vedere questa situazione, cosa vuol farmi vedere questo evento, quale insegnamento devo apprendere da questa situazione. Ecco, così riusciamo ad accogliere quello che ci capita in una modalità un po' diversa. E allora poi intraprenderemo vari percorsi per poterci aiutare, ma comunque con un atteggiamento psicologico e interiore completamente differente. Sì. Grazie. Chiara chiede: mi è capitato spesso di avere a che fare con persone con malattie invalidanti o terminali e ho riscontrato una grande forza e serenità in loro. Questo perché accettano in qualche modo ciò che stanno attraversando? Oh, dunque, c'è Eckhart Tolle che spiega benissimo questo passaggio. E ci sono persone che quando accompagnano, diciamo, in situazioni pesanti, come ha accennato la nostra amica, e diciamo che certe persone riescono quasi a realizzarsi, un corso accelerato di realizzazione, quando arrivano all'accettazione completa e a lasciare completamente tutte le resistenze psichiche e fisiche. E allora c'è un'altra energia che li accompagna e sono quasi illuminati. Sì, è paradossale, ci sono, potrebbero panicare e buttarsi giù, e invece. Invece hanno accettato completamente, hanno lasciato completamente tutte le armi e sono diventati trasparenti. E questo fa che la struttura fisica e psichica si sia messa da parte e rimane solo più l'anima, la Sì, parte energetica animica. Allora, esatto. quella parte lì è pura. Hanno Sì, hanno trasceso il corpo di dolore, penso. trasceso, si sono trascesi, veramente. Il corpo di dolore, penso lo chiami Eckhart Tolle, sì. Per Esatto. cui sì, penso che alla risposta di Chiara potremmo dire sì, hanno sicuramente sì, accettato in qualche modo quello Eh che sì, stanno hanno accolto, accettato. facendo. Sicuramente, sicuramente, sì. Anto scrive: ad un lutto, premetto che è solo qualche mese che vi seguo, smettendo di guardare la TV. Ed ho iniziato questo percorso grazie alle proposte di Gaetano, con le mani conserte. Ah, che bello! Ah, un commento di ringraziamento al gruppo. Sicuramente sì, a Gaetano. Guarda, in effetti, Gaetano, se ci sei o se ascolterai questa diretta, te lo dico sempre con i messaggi a te direttamente, ma lo voglio dire a te pubblicamente, a tutti. Sì, Gaetano, guarda, hai creato una piattaforma dove veramente. Ci si può condividere e ci si può unire relativi a cose veramente importanti che aiutano. Hai fatto veramente una grande opera. Grazie, grazie. Che dà l'opportunità a tutti di sentirti parte di un gruppo, di un qualcosa più grande, di un qualcosa di veramente spirituale. È una piattaforma dove noi possiamo anche condividere queste cose. Grazie. Ciao Paola, Michela dice, è proprio vero, le malattie arrivano per guarirci. Evelina chiede, potete fare esempi concreti di guarigione? Grazie. Luca, hai qualcosa da dire? Sì, di guarigione no. Io personalmente ne ho visti. Allora, guarigioni fisiche e quelle che possiamo chiamare praticamente miracoli, ne ho viste, fisiche soprattutto praticando il reconnectivity, che è una forma di vibrazionale energetica. Uno, per esempio, che mi viene in mente, anche qui, provarlo non si può, coincidenza o non coincidenza, chi lo sa, però anni, anni, tanti anni fa a Londra, un ragazzo, Marco, mi ricordo come si chiama, che aveva un tumore molto grosso nella zona del bacino, e i dottori gli hanno detto che non si poteva operare e che poteva fare solo la chemio. Facevano la chemio, speravano di rallentare un po' la crescita del tumore, però era già troppo male. È venuto e abbiamo fatto tutto l'iter che si fa con il reconnectivity.
e poi siamo 25. Poi mi dopo che ha fatto un altro controllo, un'altra risonanza dopo che gli avevano detto appunto che aveva questo tumore enorme e tutto un po', e il tumore non c'era più. Lì io non sono io a dire che è stato quello che abbiamo fatto. No, quella è una ragione molto importante. Anche altre per un altro ragazzo che era stato diagnosticato con una sindrome cronica di affaticamamento, anche è guarito quasi subito. Adesso che lavoro molto di più con le costellazioni familiari, comunque in modo spirituale e psicologico, vedo tante donne, soprattutto. Di esempi tantissimi, sì, le guarigioni esistono. E secondo me, come hai detto tu Maurizio, è poi un ritornare in uno stato armonico, perché comunque noi i malesseri dovrebbero essere le eccezioni. Quando noi stiamo bene, il nostro corpo è molto forte, molto resiliente, ed è in uno stato di benessere. È il malessere che è l'eccezione. Purtroppo però a livello inconscio abbiamo quasi normalizzato lo star male. No? Chi sta bene dici, è fortunato che no. No, chi sta bene sono una persona forse che come dici tu Maurizio si ascolta un po' di più, segue un po' di più i propri sentire. No, mi piace sempre dire, la mia vita per esempio una volta non aveva senso perché io ero sempre nella testa, mai nei miei sensi, e andavo controcorrente e avevo un acciacco dopo l'altro, per dire. E adesso invece sto benissimo, perché mi ascolto un po' di più. No, io non ho poi più, non c'è nessun niente di strano. Da parte mia, diciamo che nell'ambito mio lavorativo, nell'arco di questi 20 anni almeno, situazioni particolari se ne sono viste. Vabbè, non piace parlare delle patologie più pesanti, in quanto io non sono medico e di conseguenza non mi piace andare a toccare la parte troppo patologica. Come osteopata mi limito a vedere anche, diciamo, disfunzioni più trattabili. Quindi possiamo partire da problematiche magari viscerali, dalla colite alla gastrite, a problemi di cefalee che magari non sono risolvibili. Ecco, in questi casi qua, riarmonizzando sia col trattamento che consigliando anche meditazione, dove alla fine uno calma la propria mente, calma i propri pensieri e capisce cos'è che l'ha creato, ecco che i problemi si sono risolti molto bene. Sì. Adesso se andiamo sulle cose più estreme, sulle patologie più estreme, bisogna sempre essere molto attenti, perché la parte che si può fare su quello che è la nostra mente, su quello che è tutto un lavoro diciamo di comprensione per capire quello che si è innescato in noi prima, durante, dopo, può agevolare, e quando si arriva alla comprensione e accettazione totale, molto spesso veramente si sciolgono dei nodi che possono anche essere nodi importanti. Allora le guarigioni sì, poi si presentano. Ma ci sono persone che sono passate dall'intervento chirurgico comunque per poi capire dopo, quindi hanno capito comunque e il loro corpo ha reagito bene, anzi meglio, una persona che non riusciva ad andare d'accordo con il babbo, ecco, questa qua ha avuto alla fine le disfunzioni sull'apparato genitale. Dopo l'intervento ecco che è ripreso ad andare d'accordo con il babbo, quindi sì. Qua è stato un lavoro inverso. Sì. E capire come funziona il tutto è difficilissimo, a volte veramente l'unica questione è riuscire a essere più presenti a noi stessi per vedere quello che la nostra stessa mente elabora e pensa, quello che passa all'interno e all'esterno del nostro sistema. Poi talvolta non è detto che tutto funzioni, ma se comunque noi riusciamo a essere presenti, valutiamo il tutto con una modalità differente.
E poi comunque l'aspettativa che una guarigione debba presentarsi in un certo modo, anche lì è un'idea nostra, perché comunque, come diceva qualcuno, la malattia può essere magari un dono. Per certe persone avere una certa malattia potrebbe essere un modo per imparare a ricevere. Magari sono persone che non hanno mai saputo ricevere, e riescono, imparano a ricevere, danno l'opportunità a altri familiari di dare, insomma le dinamiche dietro. Ed è per quello, secondo me, che vedendo, lavorando con le persone, vedi come mai certe persone sembra che guariscano subito o migliorino, certe altre magari no. E poi magari succede dopo che, perché magari nel loro sistema famiglia o relazionale o che, era opportuno che succedesse qualcosa che invece la nostra mente, ovviamente, che si aspetta certe cose, vorrebbe succedesse in un altro modo. Ma... Esatto, molto spesso, come hai detto tu adesso, ci sono dinamiche familiari che vincolano a tal punto che la nostra genetica ha bisogno di un atto di uno dei familiari per far sì che magari tramite quell'atto lì noi cambiamo punto di vista e viceversa. Certo. Quindi gli atteggiamenti che ci sono negli ambiti familiari molto spesso sono un coinvolgimento unico. Si cambia un tassello e tutto sulla tastiera si modifica. Sì. E come hai accennato tu, le dinamiche familiari che tu vedi durante le costellazioni, talvolta lavori su uno per guarire un altro. Esattamente. Tutto a livello subconscio. Quindi il subconscio è subconscio. Quello che possiamo fare da parte nostra per guarire le nostre ferite è, tramite molto spesso queste sintomatologie, magari pacificarci con le nostre ferite interiori. Si dice, no, le ferite del nostro bambino, del sé istintivo. Quindi se noi entriamo in contatto con quello che è il nostro sé istintivo e andiamo a perdonare e fare tutto un lavoro proprio di riavvicinamento al nostro bambino interiore, che si è sentito magari non accolto, giudicato, e di conseguenza è cresciuto come un cagnolino bastonato e continua a comportarsi così, a reagire nello stesso modo di quando aveva 4 anni. Allora, se io non vado a ripristinare queste ferite e non vado ad armonizzare, questo lo facciamo noi su noi stessi. Una persona esterna può aiutarci, ma poi il grosso del lavoro siamo noi che dobbiamo prenderci cura di questa parte che si è sentita non accudita, rimproverata. E allora piano piano, riportando amore verso questa parte qua, ci si ricrea un collegamento. Questo collegamento più è stabile e profondo, più porterà beneficio a tutto il resto. Quando siamo veramente connessi al nostro istintivo, alla nostra parte bambina, noi veramente siamo pieni di entusiasmo, energia, altrimenti quando ci scolleghiamo da questa parte noi siamo disfunzionali e reagiamo allo stesso modo in cui reagivamo quando avevamo 4 anni, né più né meno, perché il nostro cervello istintivo funziona così. È proprio così, la parte del bambino dentro di noi ha una forza, un'energia che è infinitamente potente, proprio forte, sì. E noi a 40, 50, 60 anni continuiamo a reagire, a comportarci nella stessa maniera in cui ci comportavamo quando eravamo piccini. Ma proprio perché non siamo andati a curare, a tamponare queste parti. Se invece pian pianino andiamo a riarmonizzarle, il risultato si può vedere. Sì, sì, in effetti è parte del lavoro di crescita e il diventare emotivamente autonomi implica proprio il diventare genitori di noi stessi. Esatto. Curare, come dici, quella parte bambina che è stata traumatizzata, che è ancora lì, che si aspetta dal mondo esterno di essere visto, di essere popolato. Siamo noi però che dobbiamo farlo in primis, se no le relazioni non ci daranno mai quello che noi dobbiamo dare a noi stessi. E il grosso del lavoro è proprio questo, sì, di concentrarsi su quelle che sono le nostre ferite e armonizzarle. Sì. La consapevolezza proprio lì serve a capire che molto spesso attiro dall'esterno una situazione che mi fa vedere la mia ferita. E allora, se invece di lamentarmi e criticare la persona, vado
a chiedermi cosa mi fa vedere di me. E allora vedrò questa grossa ferita e lì posso andarci a lavorare con diverse modalità. Quando avrò pacificato questo sé istintivo, le cose all'esterno si modificano. All'interno e all'esterno. Sì. Chiara scrive, a volte la resa è ciò che ci fa vincere. Già che sì, riferita al fatto che i malati terminali, no? Trovano magari una serenità interna e un'accettazione che sembra impossibile da concepire. Ed è proprio così, la resa fa vincere. Grazie, sì. Anto scrive, grazie a tutti voi, ma lui ci ha dato questo grande dono e salvatico. Non ho capito cosa si riferisce. Anto scrive, a tutti voi, ma lui ci ha dato questo grande dono, è salvifico. Non so a chi ti riferisci, Anto, a chi ci ha dato il dono salvifico. Ah, Evelina dice, non si sente. Spero che, non, che sei solo tu, o non che non tutti sentano. Comunque sì, la linea qui, per esempio, sta piovendo e quando piove qui, dove sono io, il wifi non è che sia al massimo. Paola dice anche la linea è disturbata, solo non ho sentito niente sul ragazzo. Ah, si sente tutta intermittenza. Voglio vedere la registrazione, si sente malissimo. Nemmeno io. Qualcuno mi dice se sente bene, perché spero che non per tutti sia così. Adesso si sentiva bene, prima no. Io sento bene, però io non sento da come sentono gli altri, perché sento te, me, tramite Zoom si sente bene. Sì. Anna scrive, ciao Maurizio, complimenti, bellissima diretta. Anna e Renato ti salutano. Grazie, ciao cari. Marina dice, buonasera, ciao Marina. E Silvia, ciao Silvia. Silvia scrive, ciao, spesso con la malattia si cambia la scala di valori. E si dà più importanza ai familiari e meno alle cose Sì, future. questo Condivido. è sempre un riposizionamento, come si diceva prima, di valori. Sì. Cosa Sì. magari sembri che tutto sia lì, sempre dovuto, non è così. Riapprezzi ogni istante che tu puoi respirare, stare con una persona. Questo cambia quando modificano un po' il tessere. Scambia proprio la prospettiva di un po' di tutto, di chi si è, di cosa, delle relazioni, sono cose potenti, sì. Perché spesso cosa rompe le scatole? Il nostro ego, dove noi ci sentiamo onnipotenti e facciamo tutto con la testa, non funziona così. Sì. Rimettere la testa al cuore, vuol dire abbassare la testa al cuore, far vincere di nuovo la nostra parte cardiaca. Allora, lì significa fare remissione del nostro ego a quello che è il sentimento. Il sentimento e poi la parte spirituale sono quelli che devono anche essere in prima istanza il numero uno sul pianerottolo, non il numero due. Cioè, quando noi invece mettiamo il numero uno qua e tutta la materialità davanti sul pianerottolo e sbagliamo. Allora spesso arrivano i colpi a destra e a sinistra per farci ritornare sulla strada di casa. Che significa riprendere i nostri valori, capire che è la parte spirituale che comanda e non la parte fisica. E quindi capite che a volte un colpo può servire per riaggiustare il tiro. E parti di ridare una giusta collocazione a quello che è il valore di quello che è la cosa più opportuna per l'essere umano. Altrimenti, certi incominciano a prendere la vita come tutto dovuto. Tutto basato sul materialismo e tutto basato sul capitalismo, tutto. Adesso vedremo, i tempi storici faranno anche vedere come capitalismo e materialismo siano un pochettino messi alla prova. Un pochino tanto, sì. Chiara chiede, Maurizio, parli spesso di pregare. Tu sei credente? Credi in una continuazione della nostra essenza anche in altre dimensioni? Certo,
Parlo spesso di meditazione, di preghiera, perché come ho accennato adesso, ovviamente noi siamo come delle cellule in un grande organismo e questo grande organismo possiamo chiamarlo Dio, energia cosmica, possiamo chiamarlo con tanti nomi, coscienza suprema, e noi siamo una cellula di questo grande universo energetico. Tutto è energia, noi siamo energia che vibra a una certa frequenza, il tavolo è un'energia che vibra a una certa frequenza, alla fine tutto è energia, tutto è fatto della stessa sostanza del Padre. Noi abbiamo all'interno la parte più sottile, che è una coscienza, un'anima, e quest'anima è quella che poi, quando noi lasceremo questa parte fisica, continuerà. E la sua evoluzione è quella di trasmigrare da in vari altri corpi fino a quando noi saremo persone completamente illuminate, dove avremo trasceso e lasciato quello che sono le parti più pesanti e saremo consapevoli al 100%. Quando noi saremo consapevoli al 100%, magari non sarà più necessario ritornare. E quando invece dobbiamo ancora acquisire informazioni e capire delle cose come il bambino che va a scuola, ripete, ripete finché raggiunge l'università. Poi sarà lui che sceglie se continuare a studiare, andare in un'altra università o meno. Ma finché c'è l'apprendimento, e sulla Terra siamo qua per apprendere tutti, altrimenti non saremo qua, ci sarà lo studio e le prove che ti aiutano a studiare per capirti, per conoscerti, per evolvere. No, certo che io credo che siamo guidati e osservati e creati da un'energia superiore. La preghiera, noi siamo occidentali, quindi siamo formati anche con schema di credenze che è cattolico. Di conseguenza le nostre memorie cellulari, se noi preghiamo e recitiamo determinate formule che non conosciamo, magari non riusciamo a connetterci con noi stessi. Quindi a volte magari una preghiera può servire meglio di un mantra che non conosciamo cos'è il suo significato. Talvolta invece l'utilizzo di certi mantra, di certe preghiere anche che noi non conosciamo, ma magari la nostra anima lo riconosce, fanno scaturire un effetto particolare. Quello che bisogna sperimentare, se io sperimento una cosa e la sento dentro di me che mi fa vibrare in una determinata modalità, questa è acqua sana per me, se no proverò a cambiare fontana. Sì, grazie, grazie. E come questa domanda te la faccio io. Come definiresti la preghiera? Cos'è la preghiera per te? Per me la preghiera è una connessione. Non c'è il caso di ripetere le classiche preghiere che tutti conosciamo. Talvolta la preghiera può essere quella di ringraziare, ti amo, ti ringrazio, ti voglio bene, e lo comunico all'universo. È un contatto con la nostra parte più profonda, con quello che c'è, l'energia che ci attorno. Ma la comunicazione è una comunicazione che è profonda, è come se parlassimo a un'entità che è lì ad ascoltarci, questa è già una preghiera. Ma nel momento in cui io faccio affidamento che c'è qualcuno che mi ascolta di superiore a me, questa è già una connessione. Se io penso che non ci sia nulla e nessuno, chiaramente dico, ah, con chi parlo? Se invece Assolutamente. penso di avere, che ne so, un angelo custode o qualche santo attorno a me o persona che conosco che può aiutarmi. Io parlando con lui, chiedendo un aiuto, mi connetto. Le preghiere sono un po' dette, sembrano richieste all'universo. La meditazione invece è ascoltare cosa l'universo ha da dirmi. Sono due modalità differenti. Sì. La preghiera chiede, sì, è la domanda e la meditazione è l'ascolto della risposta. L'ascolto di quello che c'è da sentire. E la determinante, proprio quella che dici tu, e mi viene da sorridere a me, come ridere di me, perché io, che ne so, anni prima del 2002 mi avessero appunto, avessi sentito, ecco. Sei frizzato?
Luca. Devo continuare io per un attimo perché Luca non è più presente. Stavamo parlando appunto di quello che la preghiera può connetterci o quello che la meditazione può connetterci. Sono due modalità differenti, ma entrambe ci portano sempre al nostro sé profondo, sempre alla nostra parte spirituale. La meditazione fa sì che noi entriamo più in uno stato di ascolto. Provate a capire, come se uno fosse lì che tende l'orecchio all'universo e aspettasse che l'universo comunica qualcosa. Quando preghiamo, effettivamente noi recitiamo qualcosa come se volessimo spedire noi una lettera verso l'universo e di solito ci aspettiamo sempre qualcosa. Ma nelle due modalità diciamo che hanno un punto in comune che è quello di portarci verso noi stessi, verso la parte sottile, verso la parte spirituale. Questo è essenziale. E talvolta quando la connessione è così profonda, ecco che lì possiamo provare una sensazione di gioia, di armonia. Questo è già portarci verso anche uno star meglio con noi stessi e le nostre cellule si ringraziano e si armonizzano, funzionano meglio. Questo è quanto. Ora vi salutiamo e ci rivediamo da un mese. Spero di rivedervi numerosi. È stato un piacere. E alla prossima. Namaskar. Che significa io saluto la divinità che c'è in te. Ciao a tutti. Se avete delle domande, fatele e poi vi sarà data la risposta scritta. Grazie a tutti.